Questo, ragazzi, sarà il video più breve della storia. Guarda qui. Allora, hai l'ampia scelta di scegliere o biscotto o palline al cocco. Biscotto. Biscotto al mirtillo, biscotto... No, questo qua è mio. Tutti biscotti, solo biscotti oggi. Biscottone. Mamma mia, come... Il mio. Biscotto. È il video più breve della storia, perché abbiamo organizzato all'ultimissimo questa uscita in bici. Non si parla a bocca piena. Adesso stiamo aspettando Yoshi, che in realtà è già andato in cima alla montagna a lasciare gli altri. Torna giù, prendiamo la mia macchina e lasciamo qui su furgo, così lasciamo la mia macchina in cima. Così praticamente non dobbiamo pedalare. Il problema, ragazzi, è che sono già le 3 quasi. Alle 5 fa buio e quindi in 2 ore dobbiamo riuscire a far tutto. Scendere e poi dobbiamo risalire ancora noi. Poi dobbiamo girare in bici e alle 5 fa buio e... Eccolo, è arrivato il ragazzino. Va via lunga, attenzione, va via davanti. Anche. È in carbonio, Simo? Sì. Allora, aspetta che l'appoggio. 3, 2, 1. Dio. No, no, dai. 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 Ci piace il qua. Ti vuole un biscottino? No, tieni. Non ho mangiato. Scegli uno. Boh, io in casa filmo, non si sa. Un po' di sassolini qua, qua, prendi questi. Buona. Scegli uno. Questo. Questo. Tieni, uno per te. Beh, insomma, cosa c'è dentro? No! Oh! Oh! Cosa? Cosa hai detto? Bici di merda. Allora, oggi abbiamo la nostra guida Yoshimitsu direttamente dal Giappone. Allora, quante volte hai fatto questi trail? Allora, contando anche oggi? Sì, contando anche oggi. Quindi non quella che dobbiamo fare. No, esatto. E zero. E direzione? Giù per una cosa così. Ta 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 e tagliare. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Goditi l'unico sole del che prenderemo oggi. Seguite me che so dove sto andando. Primo bivio. Bollettone, vai da Patrizi, Yoshi. La tecnica potrebbe essere questa. Dov'è più in piano? La scelta è sempre dove c'è salita piano. Ma come stanno andando? Ma come vanno? Bastardi. Ma perché Yoshi, questi qui non hanno mai pedalato secondo me nella loro vita. Non hanno capito che quando vai a pedalare si parzializza. Vabbè, comunque, ragazzi, Foodspring, nuovo sponsor. Ve l'ho già presentato nel video del Dom. Andate a farvi un giro sul loro sito che vi lascio in descrizione. Vi consiglio veramente i biscotti, che di solito proteico è un po' pastoso. Nel loro caso è veramente un biscotto. No, il biscotto. Qua mi serve tutto il biscotto. Tutto. Dobbiamo mangiare di biscotti. Beh, comunque è il link in descrizione, ragazzi. Ah, aspetta, aspetta. Vieni a fare la preghierina qui. No, cazzo, sacrilegio. Sta cosa non le devi fare. Stai lontano da me. Sono solo superstiziosi. Rimettiamolo al suo posto. Sì, ma dai, avete la bici d'enduro e camminate. Almeno provaci, no? Oh, hai mangiato il panettone ieri, oggi pedala, cazzo. Beh, ma scusa, qui potete pedalare, non è tanto in salita. Ti devo far bloccare? Ti butto giù, decidi. Mi blocchi, finisci giù là. No, basta. Bastardo. Si sente che non pedalavo da 75 anni, Non c'è spazio qui. Troppo vicino. Bravi, ce la fa. È entrato, non ci credo. No, ho finito il biscotto. Link in descrizione per il biscotto. Questo è quello che vuol dire andare a pedalare con la Monza Pizza Gang. Si va a fare enduro. Oh! Non sono ancora saliti sulla bici. Ma non è vero, non ho il cambio. E no, perché non ho il giardino. Non vorrei farvi sbagliare. Grazie comunque. Grazie. Buon lavoro. Ciao, ciao, ciao. Io ho capito solo una cosa. Siamo fottuti. Siamo fottuti. Beh, lui ti manda su questa qui, scendi e ritorni all'asfalto. Esatto, anche secondo me. Secondo me ci sono dei tagli che continuano in linea. Qua ce n'è una che scende. Quanto cazzo scende però? Secondo le nostre indicazioni, vedendo che c'è una che discende e una che sale, dovremmo andare in giù, però... Porca troia! Oh! No, come ha spaccato il cambio? Come ha spaccato il cambio? Hai rotto il cambio? No, sono uscito questo. No, ma niente, no. Sei proprio inutile. Cioè, proprio quando non devi, cioè...
presente quando hai poco tempo perché sta venendo buio, non sai dove stai andando, dobbiamo capire che sentiero fare. Le bici, sì, sono tutte a posto, perfette. Era la mia, era la mia. Ma cazzo, era la bici dei fuffi. Stai zitto, ora stai zitto e sei senza cambio. Ma in realtà tremo un passo con la bici di dai. La cosa bella è che Yoshi si è messo tipo un meccanico di auto che sta riparando la coppa dell'olio. Allora, intanto che siamo qui a aspettare che il meccanico ripara la bici, sentiamo un local del posto. Aspetta, aspetta che risponde. No, è giusto, non c'è segnale. Quindi siamo fottuti. Quindi se dobbiamo. Ok, niente. Comunque, ragazzi, non vi ho detto ancora dove siamo. Siamo a Tavernerio, sopra il lago di Como. Il discorso, come avete capito, nessuno di noi ci è mai venuto. E siamo venuti proprio all'ultimo, perché ieri era Natale, abbiamo mangiato, stamattina ci siamo svegliati e mi ha detto: che cazzo facciamo? Andiamo a scoprire un nuovo posto, senza sapere dove stiamo andando. Ed eccoci qua, il trio dell'Ave Maria. Abbiamo Luca il canarino davanti a noi. Oh, Whistler! Guarda, c'è un gnomo. Figa. Questa qui, Yoshi, è la casa degli orrori. Andiamo, bel bambino, andiamo. Va qui che roba, non si vede niente. Tanto, ragazzi, raccomandatissimo, quando andate nei sentieri che non avete mai provato, davanti guida del gruppo il più piccolo, mi raccomando. E dietro l'ultimo è il più stupido. Qui non abbiamo tante alternative. Questo qua mi sa che curva. Eh? E poi ricurva. Con Cepu arrivi dove vuoi. Mamma mia, che fogliame! Ma come lo spazzola il cada, oh! Dov'è il sentiero? È di lì! Ah, il pungitopo! Aiuto! Dai, ma sasso! Sei un cazzo di... non so neanche come... sei un orco! Sei un cazzo di orco di merda delle bici! Cioè tu le prendi le bici e le prendi... Oh, venite qua! Le distruggi! E le rompe! Bici di merda qui! Cazzo, è la bici di fuffi! Cambiamo sta camera d'aria di merda, via! Il meccanico è già la seconda volta che si ferma! Qui la parcella aumenta! Via, pompetta! Aveva il zucchero! Cioè, adesso, scusami, guarda là dietro cosa cazzo c'era. Il tramonto ci sta facendo perdere. Vedi quello che lì. Ma il salto addosso. Puttana, che tramonto che c'era. È vero. Ma tanto non lo farai. Noi lo prendiamo uno stacco. Allora, guarda che te lo... Piegati. Piegalo. Mettilo giù. Mettilo giù. Il vaccino. Ah! Mi sono entrati 25 lici nel culo. Perfetto, ora che abbiamo perso tutto il tramonto, possiamo riprendere il nostro giro. Hey! Contropendenza bastarda. Mamma mia. Eccolo, eccolo qui il nostro eroe. Non siete free ride. Si vede che non siete free ride. E poi lui cade. Ole! Tagliene giù. Sentierino pedonale, Yoshi. Attenzione, si butta dentro. Morbido qua, morbido! Oh! Porco zio! Oh! Come va il riposino? Ho perso la scarpa. No, come hai perso la scarpa? Dov'è finita la scarpa? È qua, è qua. Lo vuoi? Massimo? Simone! Ha detto, io ho sentito, ho bucato! Che coglione! Cos'è che c'è? Ho preso un sasso, ho sentito pam! Scoppiata. Hai bucato! Ma porca troia! Ma figa, ma non è possibile! Senti, noi andiamo giù, non so. Vabbè, abbiamo la mia 29 se volete, dobbiamo farla su. Il buon Simo Aceti ha bucato e ha 27,5. Abbiamo finito le camere 27,5. Mi raccomando, ragazzi, quando non avete 27,5, magari avete una 29, come nel nostro caso, la camera d'aria fare in modo che vada bene anche su ruote più piccole, la cacciate dentro nella stessa camera d'aria. Così. I pochissimi tip che ho imparato da meccanico fallito. È buio intanto. Abbiamo finito di cambiare anche la seconda. Chi sarà il terzo a bucare? Stai zitto. Ovviamente non si vedrà niente, ragazzi. Almeno io non vedo niente con gli occhi, quindi immagino il video. Allora, ragazzi, dopo diverse peripezie e una marea di sentieri al che buio, non vedete. Vedete molto, abbiamo incontrato la prima strada con un po' di luce.
Ah giusto, ma io ce l'ho sulla macchina. Siamo finalmente giunti al furgone. Il titolo rispecchia proprio il contenuto. Cioè siamo partiti e abbiamo detto oggi ci perdiamo. Mi raccomando, quando andate in giro nei boschi, non fate come abbiamo fatto in questo video. Andate attrezzati, almeno un multitool, una camera d'aria, una pompettina, e soprattutto muovetevi con le mappe, organizzate il giro prima. Comunque, se avete apprezzato il video, ricordate di iscrivervi ragazzi. C'è un sacco di gente che guarda i miei video e non è ancora iscritta al canale. Ovviamente come al solito l'arboreto se la svigna sempre quando sente l'aria del pericolo. Ormai quello lì è un cagasotto ragazzi, e se la svigna sempre. Vabbè ragazzi, buonanotte al secchio a tutti. Poteva sembrare finito il video ragazzi, invece no. Alla fine io ho risposto alla chiamata, sì, sono venuti in soccorso una settimana dopo, però fa niente. Esatto, dai. Però ragazzi siamo arrivati in cima, cazzo, siamo molto più in alto rispetto all'altro giorno. E cosa abbiamo qui anche oggi? Biscotto. Rispetto a quello che abbiamo fatto l'altro giorno, che è una merda, qua sembra essersi svoltata completamente la situazione, sì. Va qui! Che figata! Volevo dirvi una cosa ragazzi, che praticamente io non ve lo dico neanche più, perché io ve l'ho detto, lui è un orco delle biciclette. Alza quella roba lì. No, non alzo un cazzo. Per favore, mi puoi fare almeno così una volta? Mio. Siamo ripartiti ragazzi, finalmente un po' di discesa. Qua è tecnico, eh. Luca cada, gli altri giorni mi fa: non siete freeride. Dove cazzo è? Dove cazzo è? Ah, giù, vien giù a piedi. Bagliole! Nano malefico. Chi è che non è freeride? Porca troia, bassissimo. Oh, Ivo. Porco Dio, Ivo. Oh, che figo! Bella! Ho una scala! No, oh, aspetta! Uscite! Ok, io più di così non mi inoltro sopra. Da lì com'è la vista? Figa, un panorama che guarda! Oh, che salto! Aia! Oh, un ramo in faccia! Siamo giunti alla macchina ragazzi, molto molto meglio rispetto all'altro giorno, che siamo andati giù a un orario indecente. Adesso ragazzi vi saluterà il nostro giocatore di hockey preferito. E niente, quindi questo era il video, ci vediamo il prossimo lunedì, arrivederci. Non è mica finita così, tu pensi di levartela così dalle balle? Come che... Io non ho finito, io metto sempre la mano davanti all'obiettivo. We'll be right back.